Ciao amici, oggi siamo qua per cucinare il pad thai. Il pad thai è un famosissimo piatto thailandese costituito da tagliatelle di riso saltate in padella con varie verdure e altri ingredienti come per esempio i gamberi o il pollo. Oggi siamo qua per presentarvi una ricetta semplice che potete facilmente replicare anche in Italia. Prima di incominciare questo video ci tenevo tantissimo a ringraziare mio marito Mua per aver cucinato per noi e la mia amica Marta per averci aiutato dietro alle quinte. Inoltre volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti. Se non siete ancora iscritti al canale potete farlo in questo momento. Non dimenticate di attivare la campanella per le notifiche. Io sono Giulietta Maritarro di Volo, vivo a Phuket in Thailandia e se vi fa piacere potete anche seguirmi su Instagram. Ma adesso iniziamo con il video. Buona visione e buon appetito! Per cucinare il pad thai vi serve una wok e alcuni ingredienti che potete trovare nei negozi alimentari orientali oppure online. Li ho cercati io per voi su Amazon, quindi vi lascio il link in descrizione. Gli ingredienti del pad thai sono versatili e variano anche in Thailandia. Oggi prepariamo un pad thai con gamberi. Se volete potete farlo anche con il pollo oppure semplicemente con uova e tofu. Non preoccupatevi se gli ingredienti scorreranno veloci, potete trovare l'elenco già pronto nella info box sotto al video. Ingredienti pad thai per due persone affamate o tre a dieta. 150 g di tagliatelle di riso che andranno poi fatte ammorbidire nell'acqua tiepida per circa 5-10 minuti. Un uovo per ogni persona. Delle cipolle già tagliate. Noccioline tritate. Lime. Gamberetti oppure pollo oppure il tofu. Una manciata di cipollotti. Un peperoncino immerso nell'aceto. Dei germogli di soia, poi vi serve la salsa di pesce e facoltativa la salsa di ostriche, non dimenticate la salsa di soia. Poi vi serve una salsa che è composta da tamarindo, zucchero e sriracha. È difficile da trovare il tamarindo in Italia, pertanto vi consiglio di acquistare queste confezioni già pronte dove potete trovare la salsa già fatta. Anche di questa confezione vi lascio il link in descrizione. Poi vi serve un cucchiaio di zucchero. Infine una bella wok calda con un olio di semi o come preferite voi. E adesso andiamo con la preparazione del pad thai. La prima cosa che dovete fare è andare a soffriggere i gamberetti oppure il pollo o se volete anche il tofu. Una volta che avrete fatto soffriggere, togliete tutto dalla wok e andremo a recuperare il tutto alla fine. Rimettiamo la wok sul fuoco ed iniziamo a soffriggere le cipolle. Noi le abbiamo tagliate così, ma se preferite potete anche tritarle. Una volta che avete fatto il vostro soffritto, è tempo di immergere nella wok le vostre tagliatelle di riso che avrete fatto precedentemente ammorbidire nell'acqua tiepida. Se vi risultano troppo appiccicose, aggiungete semplicemente dell'acqua nella wok. Mescolate, fate ammorbidire un pochino, attenzione a non farle bollire, vanno solo scaldate. Dopodiché potete iniziare ad aggiungere la salsa pad thai, ovvero la salsa costituita da tamarindo, lime, peperoncino e zucchero. Come vi dicevo prima, potete trovare la confezione già pronta direttamente su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Fate soffriggere bene, fate ammorbidire ed amalgamare. Una volta fatto questo potete aggiungere un cucchiaino o un cucchiaio di zucchero a seconda dei gusti. Se vi risultano un pochino appiccicose, aggiungete sempre dell'acqua e mescolate per qualche minuto. Adesso è arrivato il momento di aggiungere la salsa di pesce, la salsa di ostriche, che è facoltativa, e l'immancabile salsa di soia. Adesso mettete da parte le vostre tagliatelle di riso e fate spazio alle uova. Non mescolatele subito con le tagliatelle, altrimenti non diventa tanto carino. Aspettate circa quei 20-30 secondi, dopodiché iniziate con calma ad amalgamarle alle tagliatelle, così avrete un bel risultato. A questo punto potete aggiungere l'erba cipollino, i cipollotti e la soia fresca.
mescolate e il vostro pad thai è quasi pronto. Manca un'ultima cosa, ovvero i gamberetti o il pollo che abbiamo cucinato in precedenza. Date una mescolata veloce e voilà, il vostro pad thai è pronto. Per impiattare il vostro pad thai, aggiungetene un pochino in un piatto, aggiungete dell'erba cipollina o del cipollotto, qualche fettina di lime, una manciata di soia fresca e ovviamente non dimenticate la parte più golosa, che è quella delle arachidi tritate. Se volete mangiare in perfetto Thai style, non dimenticatevi di utilizzare il cucchiaio e la forchetta. E se volete potete aggiungere del peperoncino fresco che abbiamo in precedenza immerso in un pochino di aceto. Aggiungete il lime, le noccioline, mescolate e alla fine mangiate. Buon appetito ragazzi! Buono! Buono! È buono! Buono, buono! Bene amici, il video finisce qui, spero vi sia piaciuto, spero che possiate mangiare dei deliziosi pad thai anche in Italia. Noi ci vediamo presto, molto presto, in un prossimo video. Finito, mo è finito.